aver accolto il nostro invito ad essere presente oggi qui per rapportare con la sua parola e il suo insegnamento il cammino di tanti responsabili della catechesi. Sono presenti, ma li ha sentiti anche, devo dire che i seminaristi e le scuole e le novizie sono stati più caldi da questa prospettiva. Non pensavo che i catechisti fossero così entusiasti, ma sono presenti oltre. Sono presenti oltre 1600 catechisti e catechiste che nelle conferenze episcopali e nelle diocesi, come in alcuni centri di specializzazione, hanno il compito di individuare le strade e le metodologie per mantenere sempre viva nella Chiesa la catechesi. Provengono da 50 paesi. Molte delegazioni sono accompagnate dai loro vescovi e dai sacerdoti, a testimonianza di un percorso comune e di una responsabilità partecipata. Dopo 20 anni dall'ultimo congresso internazionale, la loro presenza a Roma in occasione dell'anno della fede assume un significato speciale. È il desiderio di riprendere con entusiasmo un cammino di impegno comune, interrotto da poco tempo, di comprendere che nell'attuale momento storico il segno dell'unità è più fecondo della frammentarietà e di sentirsi sostenuti reciprocamente nelle non poche difficoltà che incontrano. Alessandro, nelle Vangeli Nunzianti, che è la prima grande riflessione dopo il Vaticano II sul rapporto anche evangelizzazione e catechesi, Paolo VI in maniera lungimirante scriveva: il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscono, che sia loro familiare, come se vedessero l'invisibile. Il mondo esige e si aspetta da noi semplicità di vita, spirito di preghiera, carità verso tutti, specialmente verso i piccoli e i poveri, obbedienza e umiltà, distacco da noi stessi e rinuncia. Senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Queste parole di Paolo VI sono un programma impegnativo che può infondere timore, ma è certamente entusiasmante, perché ci sentiamo tutti accompagnati dalla grazia dello Spirito. E poi non è un caso. Questa mattina abbiamo ascoltato nella Santa Eucaristia le parole del profeta Geo: coraggio, Zorobabele, governatore della Giudea, coraggio, Giosuè, sommo sacerdote, coraggio, popolo tutto del paese, e al lavoro, perché io sono con voi. Parole che aprono il cuore e illuminano la mente per guardare al futuro del nostro impegno ecclesiale con maggior convinzione e sollecitudine. Padre Santo, grazie, ci incoraggi con la sua parola e ci benedica.
Io parlerò di tre cose
1, 2 e 3, come facevano i vecchi gesuiti. Prima di tutto, ripartire da Cristo significa avere familiarità con Lui. Avere familiarità con Gesù. Gesù lo raccomanda con insistenza ai discepoli nell'ultima cena, quando si avvia a vivere il giorno più alto dell'amore, il sacrificio della croce. Gesù utilizza l'immagine delle vite e dei tralci e dice: rimanete nel mio amore, rimanete attaccati a me come un traccio che è attaccato alla vite. Se siamo uniti a Lui possiamo portare frutto, e questa è la familiarità con Cristo. Rimanere in Gesù è un rimanere attaccato a Lui, dentro di Lui, con Lui, parlando con Lui, ma rimanere in Gesù. La prima cosa per un discepolo è stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui. E questo vale sempre, è un cammino che dura tutta la vita. Ricordo tante volte l'altra diocesi che avevo prima, aver visto alla fine dei corsi, nel seminario catechistico, i catechisti che uscivano, ho il titolo di catechista, quello non serve, non è niente, hai fatto una piccola stradina, chi ti aiuterà? Questo vale sempre, non è un titolo, è un atteggiamento, stare con Lui, e dura tutta la vita. È uno stare nella presenza del Signore, lasciarsi guardare da Lui. E io vi domando, come voi state alla presenza del Signore? Vai dal Signore? Guardai il tabernacolo? Cosa faccio? Senza parole. Ma io dico, penso, medito, sento, va bene. Ma tu ti lasci guardare dal Signore? Lasciarci guardare dal Signore. Lui ci lascia, lui ci guarda. E questa è una maniera di pregare. Ti lasci guardare dal Signore? E come si fa? Ma guarda il tabernacolo e lascia guardare. È semplice. È un po' noioso, ti addormenta. Addormentati. Addormentati. Lui ti guarderà lo stesso. Lui ti guarderà lo stesso. Ma sei sicuro che lui ti guarda? E questo è molto, molto più importante che il titolo del catechismo. È parte. Questo scalda il cuore, tiene accesso il fuoco dell'amicizia con il Signore, ti fa sentire che Lui veramente ti guarda, ti è vicino e ti vuole bene. Una delle uscite che ho fatto, qui a Roma, in una messa di là, si è avvicinato un signore, relativamente giovane, e mi ha detto: padre dei cieli, ti conosce, ma io non credo in niente, non ho il dono della fede.
cattiva che non dorme. Non ho mi trovo da fede. Cosa mi dici? Non mi disgrazia. Lui ti vuole bene. Lasciati guardare le ore. Niente di più. E cosa che questo tipo ha voluto? Lasciarti guardare la signora. Capisco che per voi non è così semplice, specialmente per chi è sposato e ha figli, è difficile trovare un tempo lungo di calma. Ma grazie a Dio non è necessario fare tutti nello stesso modo. Nella Chiesa c'è varietà di vocazioni, varietà di forme spirituali. L'importante è trovare il modo adatto per stare con il Signore. E questo si può, è possibile in ogni stato di vita. In questo momento ognuno può domandarsi, come vivo io questo stare con Gesù? Una domanda che vi lascio. Come vivo io questo stare con Gesù? Questo rimanere in Gesù. Ho dei momenti in cui rimango alla sua presenza in silenzio, mi lascio guardare da lui, lascio che il suo fuoco riscaldi il mio cuore. Se nel nostro cuore non c'è il calore di Dio, del suo amore, della sua tenerezza, come possiamo noi poveri peccatori riscaldare il cuore degli altri? Pensate a questo. Secondo elemento è questo, secondo. Ripartire di Cristo, da Cristo, significa imitarlo nell'uscire da sé e andare incontro all'altro. Questa è un'esperienza bella, è un po' paradossale, perché chi mette al centro della propria vita Cristo si decentra. Più ti unisci a Gesù e Lui diventa il centro della tua vita, più Lui ti fa uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Questo è il vero dinamismo dell'amore. Questo è il movimento di Dio stesso. Dio è il centro, ma è sempre dono di sé, relazione, vita che si comunica. Così diventiamo anche noi, se rimaniamo uniti a Cristo. Lui ci fa entrare in questo dinamismo dell'amore, dove c'è vera vita in Cristo, c'è apertura all'altro, c'è uscita da sé per andare incontro all'altro nel nome di Cristo. Questo è il lavoro. Testimoniare Gesù, parlare di Gesù, predicare Gesù. Questo è importante perché lo fa il Signore, è proprio il Signore che ci spinge a uscire. Il cuore del catechista vive sempre questo movimento del sisto e del diastro, unione con Gesù, incontro con l'altro. Esco all'incontro con gli altri. Se manca uno di questi due movimenti, non batte più, non può vivere. Riceve il dono che rima e a sua volta lo offre il dono. Questa parolina è dono. Catechista è cosciente che ha ricevuto un dono, il dono della fede, e lo dà in dono agli altri. Questo è bello. E non si ne prende per sé per cercare. Tutto quello che riceve lo dà.
Non è, questo non è un affare, non è un affare, è puro dono, dono ricevuto e dono trasmesso, e la Chiesa è lì, in questo incrocio del dono. E così nella natura stessa del clima è un dono che genera missione, che spinge sempre oltre se stessi. San Paolo diceva, l'amore di Cristo ci spinge, ma quel ci spinge si può tradurre anche ci possiede. E così l'amore ti attira e ti invia, ti prende e ti dona agli altri. In questa tensione si muove il cuore del cristiano, in particolare il cuore del catechista. Fidiamoci tutti. E così che batte il mio cuore di catechista, unione con Gesù, incontro con l'altro, con questo movimento del sistro e del diastro, si alimenta nel rapporto con lui, ma per portarlo agli altri e non per ritenerlo. Vi dico una cosa, non capisco come un catechista possa rimanere fermo senza questo movimento, non capisco. Il terzo elemento, 3, sta sempre in questa linea. Ripartire da Cristo significa non aver paura di andare con Lui nelle periferie. Qui mi viene in mente la storia di Giona, una figura davvero interessante, specialmente nei nostri tempi di cambiamenti e di incertezza. Giona è un uomo pio, con una vita tranquilla e ordinata. Questo lo porta ad avere i suoi schemi ben chiari e a giudicare tutto e tutti con questi schemi, in modo rigido. A tutto chiaro, la verità è questa, è rigido. Perciò quando il Signore lo chiama e gli dice di andare a predicare a Ninive, la grande città pagana, Giona non se la sente. Andate là, ma io ho tutta la verità qui, non se la sente. Ninive è al di fuori dei suoi schemi, è alla periferia del suo mondo. E allora scappa, se ne va a Spagna, fugge via, si imbarca su una nave che va di quelle parti. Andate a leggere il libro di Giona, è breve, ma è una parabola molto istruttiva, specialmente per noi che siamo nella Chiesa. Che cosa ci insegna? Ci insegna a non aver paura di uscire dai nostri schemi per seguire Dio, perché Dio va sempre oltre. Sapete una cosa? Dio non ha paura. Sapevate questo voi? Non ha paura. È sempre oltre i nostri schemi. Dio non ha paura delle periferie. Ma se voi andate alle periferie, lo troverete lì. Dio è sempre fedele, è creativo. Ma per favore, non si capisce un catechista che non sia creativo. E la creatività è come la colonna dell'essere catechista. Dio è creativo, non è giusto. E perché non è mai riuscito. Ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare.
saper cambiare. E perché devo cambiare? Perché guardo alle circostanze nella quale devo annunciare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non avere paura di uscire. Se un catechista si lascia prendere nella paura, è un codardo. Se un catechista se ne sta tranquillo, finisce per essere una statua da museo. E ne abbiamo tanti, eh? Ne abbiamo tanti. Se un catechista non rigido diventa incartapecorito, ti domando, qualcuno di voi vuole essere ricordato, statua di museo o stelle, qualcuno ha questa voglia? Questo che io adesso ho detto tante volte, ma che è forte. Quando noi cristiani siamo chiusi nel nostro gruppo, nel nostro movimento, nella nostra parrocchia, nel nostro ambiente, rimaniamo chiusi, ci succede quello che accade a tutto quello che è chiuso. Stanza chiusa e comincia l'odore dell'umidità, e se una persona è chiusa in quella stanza si ammala. Se un cristiano è chiuso nel suo gruppo, nella sua parrocchia, nel suo movimento, ma chiuso si ammala. Se un cristiano esce per le strade, le periferie, può succedere quello che succede a qualche persona che va per la strada, un incidente. Tante volte abbiamo visto incidenti stradali, ma io vi dico, preferisco 1000 volte una chiesa incidentata e non una chiesa ammalata. Una chiesa, fare il rischio per uscire, e non un artista che studi, se è tutto, ma chiuso sempre, è ammalato. E tale volte è ammalato dalla testa. Attenzione, Gesù mi dice: andate, arrangiatevi. Gesù dice: andate, io sono con voi. Questa è la nostra bellezza e la nostra forza. Se noi andiamo, se noi riusciamo a portare il suo Vangelo con amore, con vero spirito apostolico, con parresia, lui cammina con noi, ci precede, ci primerea. Il Signore sempre ci primerea. Ormai avete imparato il senso di questa parola. E questo lo dice la Bibbia, non lo dico io. La Bibbia dice, il Signore dice nella Bibbia, io sono il fiore del manto. Perché? È perché il principio che fiorisce nella primavera. Lui è sempre di me. Lui è primo. Questo è fondamentale per noi. Dio sempre ci precede. Quando noi pensiamo di andare lontano, in una estrema periferia, e forse abbiamo un po' di timore, in realtà lui è già là. Gesù ci aspetta nel cuore di quel fratello, nella sua
sua carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima senza fede. Ave María, llena de gracia, Señor.